Eccoci, benvenuti in diretta e come sempre saremo insieme per queste 2 ore, ma oggi ci aspetta una puntata davvero movimentata perché abbiamo pensato di strutturare una puntata low cost, dove le opere da vedere saranno veramente tantissime, ma soprattutto ci sono tante opportunità per poter acquisire opere molto belle a un prezzo davvero easy. Iniziamo subito. Con l'opera alle mie spalle, oggi devo essere velocissima proprio per darvi modo di poter vedere tutte le opere che abbiamo inserito. La prima parete da cui partiamo è la parete dove troverete tutte le opere che hanno un prezzo inferiore a 10.000 euro. Poi dopo i prezzi voi li chiedete al centralino. L'importante è che sapete che questa prima parete che andiamo a vedere ha un prezzo inferiore a 10.000 euro. E iniziamo subito da Mario Schifano. Quest'opera è stata realizzata nel 1970 e le dimensioni sono 58 x 79. La tecnica è smalto su tela emulsionata. Quest'opera è regolarmente registrata presso la Fondazione Mario Schifano, Roma, nel 1999. Pubblicazione sul primo volume dello studio metodologico delle opere su tela di Mario Schifano. Io vi invito subito a chiamare il nostro centralino per sapere il prezzo, anche se già vi ho detto che qui troviamo opere ad un prezzo più basso di 10.000 euro. Adesso, dopo la seconda presentazione dell'altro Schifano, dirò i prezzi. Bene, allora andiamo a vedere la seconda opera, quindi andiamo a vedere la numero 11, dove troviamo un'opera del 1997. Qui le dimensioni sono 40x30 e la tecnica è smalto e collage di oggetti su tela. Firmato al verso, etichetta scheda con timbro Schifano dell'Archivio Generale dell'Opera Pittorica di Mario Schifano. Opera accompagnata da certificato di autenticità dell'Archivio Schifano, firmato da Monica Schifano, provenienza Galleria Monte Titano Arte, San Marino. Adesso facciamo un esempio. Questo è un quadro che abbiamo esposto la settimana scorsa per la prima volta. Nuovo, quindi nuovo, ha tutte le caratteristiche che si chiedono perché è bello e ha l'autentica di Monica Schifano. Allora vi dico, questo la settimana scorsa l'abbiamo proposto a 11.500 euro. Oggi lo proponiamo a 9.000. Sono tutti prezzi di costo, ve lo dico prima. L'altro, che abbiamo visto un minuto fa, molto più grande, del 1970, l'abbiamo proposto a 15.000 euro e oggi lo proponiamo a 9.800. Questo per darvi un parametro di quello che succederà in questa trasmissione. E comunque non abbiamo messo, tra virgolette, le rimanenze della galleria. Come vedete, abbiamo messo un quadro che abbiamo presentato una sola volta e poi vedrete anche un Gilardi, Marchegiani, Rosai. Questa parete, che è quella sotto i 10.000 euro, è quella dove ci sono i big più alti, chiaramente. E lo sconto si aggira in alcuni casi dal 30 al 50%. Quindi partiamo con i grandi Schifano, poi fatto il primo giro, ritorneremo. Adesso tu, Stefania, vai avanti e io ogni tanto ti interromperò per fare qualche esempio. Perfetto, allora andiamo avanti e andiamo a vedere l'opera alla posizione numero 12 dove troviamo Piero Gilardi con Spiaggia con Fico d'India, anni 2000, dimensioni 50x50, tecnica poliuretano espanso. Qui naturalmente vi invito subito a chiamare il nostro centralino per sapere il prezzo perché
è davvero, ecco, interessante oggi come proposta. E andiamo avanti. Io adesso faccio proprio una carrellata veloce, ve li faccio vedere tutti dal primo all'ultimo, in modo che avete ben chiaro tutte le opere che vi stiamo presentando e vi ripeto che questa parete è dedicata alle opere di grandi nomi, ma con prezzi inferiori a 10.000 euro. Qui stiamo vedendo Elio Marchegiani con grammature di colore. Quest'opera è del 1973 e le dimensioni sono 54x74. La tecnica è grammature di colore su lavagna. Autentica dell'artista su foto, opera firmata, datata ed intitolata al verso. Opera Quindi. che è anche una conferma da parte del maestro con un'email dicendoci che è una delle opere principali che ha fatto. La vogliamo Quindi, far vedere adesso? La se posso, prendila no, intanto, la faccio io vedere vi subito così. dico, allora adesso Stefano me li inquadri entrambi, le Gilardi e il Marchegiani. Cioè, adesso mi dovete dire chi vi dà un Gilardi 50-50, sfido tutti, galleristi, aste, a 6.500 euro. Sfido tutti. 50-50, non 30-30, eh? 50-50. È un Marchegiani di quella razza lì, che è uno dei primi più vecchi, come dice il maestro, super, che ci conferma che quando faceva questi qui i primi dietro c'era la scritta sua, e questo ve lo fa vedere adesso Stefania, Eccolo. costava 10.000, ve lo diamo 7.000 euro. Quindi abbiamo visto due Schifano sotto i 9.000 euro, sotto i 10.000 euro, uno a 9.800, uno a 9.000. Gilardi, nessuno al mondo vi dà un Gilardi 50-50 a 6.500 e Marchegiani a 7.000. Questo è per darvi l'impostazione della trasmissione. Poi lo vedrete voi chiamando Riccardo. Allora, proseguiamo questa parete dove troviamo altre opere con prezzo inferiore a 10.000 euro e andiamo a vedere la numero 9. Eccoci, qui troviamo Luca Pignatelli con Piccola Afrodite. Quest'opera è del 2001 e le dimensioni sono 43x31. La tecnica è olio su telone ferroviario. Autentica dell'artista su foto. Quindi anche qui mi raccomando, chi fosse interessato, chiamate o scrivete anche un messaggio WhatsApp per le opere che avete visto fino adesso, perché abbiamo iniziato, insomma, abbiamo iniziato bene perché vi abbiamo presentato subito Schifano, abbiamo visto Gilardi, abbiamo visto Marchegiani e adesso vediamo Pignatelli. Quindi mi raccomando, continuate, chiamate e scrivete. Andiamo a vedere la posizione numero 8, chi troviamo? Qui vi presentiamo un meraviglioso Toni Rosai, Campagna. Quest'opera è del 1944, quindi parliamo delle prime realizzazioni dell'artista. Dimensioni 31,5x64,8. Tecnica olio su cartone. Autentica del professor Luigi Cavallo su foto, etichetta al verso, Città di Firenze, mostra della pittura italiana contemporanea in Germania. Studio italiano dell'arte presso Palazzo Strozzi di Firenze. E qui un'altra opera davvero molto bella, dove abbiamo un Rosai molto giovane e quest'opera sta sempre sotto alle 10.000 euro. Ci resta un'ultima opera da poter vedere, inerente, diciamo, la parete dedicata alle opere inferiori a 10.000 euro che vi vado a presentare subito. E la troviamo alla posizione numero 7. Eccola qui, la vedete in tutta la sua bellezza e dimensione. Piero Pizzicannella, Ferro battuto. Quest'opera è del 1987. Le dimensioni sono 180x122. La tecnica è olio su tavola, autentica archivio artista su foto. Quindi vi abbiamo fatto vedere già le prime opere, quindi la prima parete dedicata alle opere
con un costo inferiore a 10.000 euro. Quindi mi raccomando, se c'è qualcuna di queste opere che abbiamo visto che vi interessa, chiamate subito, perché vi ricordo che oltre ad avere un prezzo inferiore a 10.000 euro c'è sempre la possibilità di pagare rateizzando il pagamento in 6 mensilità ad interessi zero. Quindi mi raccomando, andiamo avanti. Ricapitoliamo un attimo gli artisti. In questa parete abbiamo visto Pizzicannella, Rosai degli anni 40, un capolavoro di Luca Pignatelli, fatelo dire da me che conosco perfettamente la sua produzione. Due Schifano, uno del 70 e un altro degli anni 90 con l'autentica di Monica Schifano. Un Gilardi a 6.500 euro, 50-50, non 30-30. Non c'è nessuno al mondo che vi dà un Gilardi a 6.500 e poi un Marchigiani storico. Questo è il parterre sotto i 10.000, ma sono molto sotto i 10.000. Quindi sì, i nomi sono nomi eclatanti. Adesso la carrellata deve essere veloce, poi Stefania andrà. Andiamo, ritorniamo sulle opere. Andiamo su quella, sulla parete sotto i 6.000 euro. Okay. Andiamo a vedere la parete sotto i 6.000 euro. Eccola qui. Allora, iniziamo dall'alto, quindi iniziamo dalla numero 5, dove troviamo un'altra opera di Elio Marchegiani e il titolo è Grammature d'oro. Quest'opera è del 1979, ha un diametro di 29 cm, la tecnica è grammature oro 24 carati su pelle. Autentica dell'artista su foto, opera firmata, datata ed intitolata al verso. Quindi anche per questa siamo qui sotto alle 6.000 euro. Importante, quindi non siamo più nella parete sotto a 10.000, ma nella parete delle opere che hanno un costo inferiore a 6.000 euro. Vediamo quella sotto in basso, la numero 6, dove troviamo di nuovo, troviamo Ottone Rosai, scusate, qui, Natura morta di pere e mele. Qui siamo negli anni 50, le dimensioni sono 30x40, la tecnica è olio su faesite. Opera registrata come da documento su foto presso il Sindacato Nazionale dei Mercanti d'Arte Moderna. Confirma del presidente dottor Giulio Bergamini. Timbro e firma della Studio Arte, con firma di Giovanni Granzotto. E anche qui mi raccomando, chiamate, perché sono opere che hanno un costo inferiore a 6.000 euro. E anche qui vale sempre il discorso della rateizzazione, o se volete potete sempre pagare con una soluzione unica. Andiamo invece a vedere chi troviamo alla posizione numero 4. E qui troviamo Renato Guttuso. Qui siamo negli anni 70, le dimensioni sono 32,5 per 27,5, tecnica mista su carta intelata, autentica su fotografia della Galleria Ferretti di Viareggio. L'opera è regolarmente archiviata. Poi dopo ritorneremo sulle opere, adesso stiamo andando veloci proprio per farvi vedere la quantità di opere che oggi sono presenti nel palinsesto. Poi dopo magari riandiamo più con calma e ci fermiamo qualche minuto in più sulle opere. Andiamo a vedere la numero 3 e qui troviamo Achille Perilli. Achille Perilli con Il giorno della scimmia. Qui siamo nel 2014, le dimensioni sono 100x81, tecnica mista su tela. Quest'opera è pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella. Qui un'altra bella opera di Achille Perilli, sempre con un costo inferiore a 6.000 euro. Quindi mi raccomando, che veramente oggi è una trasmissione dove avete la possibilità di acquisire delle opere con un prezzo davvero low cost e sempre rateizzabile. Allora, Perilli, un'opera 100x80, pubblicata, molto bella oltretutto, molto bella. Invece di 8.000 euro costa 5.500 euro.
Cioè, non c'è chi vi propone una cosa del genere a 5.500 euro, ma noi lo sappiamo, oggi tutta la trasmissione è così. Mi auguro che qualcuno capisca che noi stiamo facendo una cosa del genere proprio per promozionare sempre di più la nostra galleria. La facciamo una volta all'anno, non è che la facciamo due volte all'anno. Approfittatene, perché comprare un Perilli di questo tipo, di questa qualità, pubblicato a catalogo generale, 80% a 5.500 euro, rateizzabile in 6 rate, meno non possiamo fare, ecco, capisce? Capite? Lo stesso discorso vale per i bigi che vediamo subito dopo. Esatto, andiamo a vederlo, Gastone Bigi. Qui vediamo la serie che ha dedicato ai fiori e siamo nel 2010, dimensioni 100x80 e la tecnica è idropittura su tela. Quest'opera con autentica dell'artista su foto con registrazione presso l'archivio delle opere di Gastone Bigi a cura di Art Time di Brescia. L'opera è pubblicata sul catalogo della mostra Gastone Bigi, Attraversamenti. E qui, insomma, anche quest'opera, meno di 6.000 euro, vi abbiamo già fatto vedere due pareti, avete visto la prima e la seconda e abbiamo davvero inserito tanti artisti partendo dalla prima parete dove i nomi sono sicuramente di spessore, le opere sono più alte, però ecco, vi abbiamo proposto opere a un prezzo davvero assolutamente promozionale, come ha detto il nostro direttore. Andiamo e ci trasferiamo sull'ultima parete, quella dedicata alle opere con un prezzo inferiore a 3.000 euro. Quindi qui, adesso io, facciamo una panoramica, la facciamo vedere un attimo, ecco, per far vedere bene quante ne abbiamo inserite. Ecco qua, qui trovate tutte le opere hanno un prezzo inferiore a 3.000 euro, quindi veramente l'opportunità di poter comprare delle opere interessanti spendendo meno di 3.000 euro oggi ce ne sono. Andiamo subito al numero 14, quindi ci avviciniamo, mi sposto per Jonathan Allen, The King del 2010, dimensioni 110x120, tecnica mista su tela. Quest'opera è pubblicata sul catalogo Jonathan Allen, edizione Real Art, che poi naturalmente segue l'opera. Molto interessante anche questo. Vi ricordo, siamo sotto alle 3.000 euro qui come prezzo. Mi raccomando, chiamate il numero che vedete o inviate messaggi WhatsApp. Vediamo l'opera subito sotto in basso, dove troviamo Sante Monachesi, artista marchigiano, Pescatori sulla Senna. Anno 1960, dimensioni 60x50 e la tecnica è acrilico su tela. Bene, proseguiamo e andiamo a vedere il numero 16. Vediamo Roberto Crippa in questo caso con un'opera degli anni 70, le dimensioni sono 46x38 e la tecnica è collage su tavola. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Roberto Crippa come da documentazione fotografica. E qui abbiamo un'opera anche molto molto interessante, vi ricordo meno di 3.000 euro, rateizzabili. Io vi invito a non perdere queste occasioni perché comunque sono davvero prezzi fortemente promozionali. Andiamo a vedere sotto Vincenzo Balsamo, che lo troviamo alla posizione numero 18, dove troviamo un'opera intitolata Il chiaro e lo scuro. Anno 2014, dimensione 80x100, olio su tela. Opera con autentica dell'artista su foto con registrazione presso l'archivio di Vincenzo Balsamo. 80x100 di Vincenzo, ma molto bella, 2.500 euro. Nemmeno un artista dell'Accademia comprate così grande a questo prezzo. Cioè io, questo è quello che vi stiamo proponendo oggi. Poi chiaramente le scelte le fate voi. Vediamo gli ultimi quattro. Allora, andiamo a vedere il numero 19. E ci siamo. Umberto Lilloni con Primavera del 1969,
40x50 sono le dimensioni e la tecnica è olio su tela. Quest'opera è firmata sul fronte al verso, titolo, anno e firma. Anche qui siamo sotto le 3.000 euro, una bellissima opera di Umberto Lilloni. E qui andiamo alla numero 20, dove troviamo un'opera molto interessante di Christian Costa. Il titolo è 2807-1914, anno 2015, diametro 30. Acciaio e smalto e la tecnica. Io, insomma, quest'opera che ha un costo inferiore di 3.000 euro, vi invito subito a contattare il nostro centralino proprio per le conferme, perché veramente stiamo mettendo tante opere con prezzi molto molto bassi e, diciamo, impensabile lasciarle e non approfittare di questa promozione che stiamo facendo oggi. Adesso le ultime due, che sono di Pierluigi De Lutti, le altre sono tutte sotto costo, tutte. Queste due sono due regali, proprio. Allora, avremmo un De Lutti, un metro per 110, acrilico su tela, olio su tela, tipico del maestro Pierluigi, a 800 euro, signori, 800 euro. Cioè, capisce che questo è il regalo della galleria. Quello più piccolo, che è comunque 60x80, costa 500 euro. Ma guardate la qualità di quest'opera di De Lutti, questa grande, una grande qualità, un'opera che esprime tutto De Lutti. Questa è un'opera che di listino costa 3.000 euro, oggi costa 800 euro. È il regalo della giornata. Mi auguro che qualcuno che conferma gli altri confermi anche questo, perché così fa un regalo bellissimo a un amico, oppure se lo tiene a un prezzo proprio bassissimo. Stesso discorso vale per quello più piccolo, che costa 500 euro. Meno di così un quadro non può costare. Bene, poi diciamo che qui veramente c'è una promozione molto importante e ecco. Diciamo, guardate, il prezzo questo è davvero basso, molto bello, 500 euro, cioè, vi ricordo il prezzo. Il titolo è Libertà di espressione, le dimensioni di questo sono 60x80, mentre l'altro, quello più grande, sono 100x110, quindi il grande viene 800 euro e il più piccolino che state vedendo adesso viene 500 euro, quindi mi raccomando, confermate subito queste opere, perché davvero il prezzo è imperdibile. Abbiamo finito la carrellata con tutta la base di quelli che sono sotto i 10.000, quelli sotto i 6.000 e sotto i regali di quelli sotto i 3.000, tra cui questi due De Lutti proprio regalati. Adesso Stefania ritornerà sugli altri e ricomincerà dalla parete sotto i 10.000, dove, ripeto, ci sono gli artisti del momento, non quelli del momento, perché abbiamo gli Schifano, Gilardi e Marchegiani, sono gli artisti del momento. Quindi non è che vi presentiamo artisti del momento, fate voi. L'emblema di questa parete è il Gilardi. Ok, allora ricominciamo dalla parete con cui abbiamo aperto questa diretta, quindi ritorniamo a vedere le opere che anzitutto facciamo, ecco, una panoramica generale. Qui vedete tutte le opere che adesso andremo a rivedere una ad una. Queste hanno tutte un costo inferiore a 10.000 euro. Vi ricordo, se siete interessati a qualsiasi di queste opere, di chiamare subito il nostro centralino per sapere il prezzo, anche se già vi abbiamo detto che alcune di queste opere hanno un prezzo molto più basso di 10.000 euro. Molto più basso. E quindi andiamo, anzi partiamo da Marchegiani, partiamo da Elio Marchegiani, quindi dalla numero 13 ritorniamo e andiamola a rivedere un po' più nel dettaglio. Qui
siamo su grammature di colore. Quest'opera è stata realizzata nel 1973, quindi parliamo di un'opera molto datata che si presenta in uno stato perfetto, in uno stato ottimale. I colori sono moderni, sono brillanti ed è davvero un'opera contemporanea, molto attuale, davvero bella. Quindi mi raccomando, non perdete quest'opera che oggi vi possiamo dare al prezzo che vi abbiamo detto prima, ad un prezzo più basso di 10.000 euro. Chiamate il nostro centralino, chiedete subito e bloccate questa quest'opera di Elio Marchigiani. Vi abbiamo fatto vedere prima che è arrivata la mail che certifica l'archivio, quindi poi dopo magari ve la faccio anche rivedere, però mi raccomando, non perdete. È la conferma del maestro che sono le opere vecchie, quelle col numero in mezzo al fiore sono più recenti, queste le vecchie che lui firmava dietro, perché qualcuno ha messo in dubbio questo, perché allora il maestro ha detto spiegategli che è il contrario proprio, anzi queste sono di più valore, quindi una un bellissima lavagna di Marchigiani con i colori che, considerando che è un quadro del 73, quindi è un quadro che praticamente già 50 anni, guardate come, guardate il giallo, che spettacolo! L'abbiamo messo vicino proprio al Gilardi giallo proprio per dare questa idea qui. Tra parentesi, adesso li inquadriamo entrambi, Stefano, il Gilardi giallo che è 50-50, ripeto Stefania, in questo momento in un'asta delle più importanti d'Italia verrà battuto domani. Già l'offerta di un 30-30 è a 6.500 euro come il nostro che offriamo oggi. Cioè noi offriamo a 6.500 un 50-50, in asta ce n'è uno che va domani, quindi potrebbe solo crescere, ci sta già un 30-30, 50-50. Bene, Stefania. Questa è un'informazione che sicuramente ci è utile per ragionare un po' sull'offerta che noi vi abbiamo fatto oggi, che è un'offerta importante, 6.500 euro per questo Gilardi che stiamo vedendo adesso, quindi magari sarà il caso anche di approfittarne, soprattutto per chi anche spesso ha chiamato per le opere di Gilardi, magari pensando che il prezzo era cresciuto troppo. Oggi vi stiamo facendo una proposta prettamente commerciale, cioè una proposta che ha un valore più di marketing, quindi promozionale, proprio per dar modo alla galleria di farsi conoscere sempre di più. Quindi vi diamo la possibilità di poter avere questo Gilardi a 6.500 euro. Allora, quello 30-30 è a 5.000 più diritti, che significa 6.500. Ma domani lo fanno all'asta, non oggi. Quindi affrettatevi. Entro domani vedrete che supererà questo e quello un 30-30. Io qui non ho nessuna remora. Questo prezzo qui e quello di Marchigiani non ci batte nessuno. Nessuno. Adesso non perdete l'occasione di Gilardi, signori miei. Se no succede, come che avete perso quella di Boetti, quella di Salvo. Non lo perdete, Gilardi. Allora adesso vi dico una cosa, che non l'ho detto nemmeno a Stefania. Il 15 di giugno apre Art Basel, che è la fiera più importante del mondo. Nella categoria di parte della fiera dedicata alle personali, c'è una delle gallerie più importanti di Parigi, che si chiama Michel Rein, che ha anche la galleria, oltretutto anche a Bruxelles. Cosa presenta? Piero Gilardi. Allora, dopo Basilea, questa opera qui non costerà, no, 6.500, oppure il prezzo di listino che è 8.500, costerà 14.000 euro. Ma ve l'ho detto per altri, per Salvo ve l'ho detto ultimamente, state attenti. Ripeto, Art Basel, potete comprate Arte, il giornale Arte è uscito ieri, c'è tutto un articolo di 8-10 pagine su Arte Basel e sotto c'è scritto sulla serie dei stand che si chiama Future, c'è Michel Rein che presenta Gilardi. È la fiera più importante del mondo, no europea, del mondo. Quindi pensate che uno va a Basilea, una galleria viene ammessa a Basilea se Gilardi non è visto come un
un artista che farà il boom? Perché Basilea, per entrare a Basilea come gallerie, ci vogliono 7-8 anni di attesa. Capite? C'è una galleria importantissima come Tornabuoni, ha aspettato 8 anni per entrare. Michel Rein c'è e presenta solo Gilardi, non insieme agli altri, solo Gilardi. Costerà, mi ci gioco, un quadro come questo 14.000 euro. E poi se forse riesco ad andarci, se riesco ad andarci vi porto le foto. Ma io dico, ma non date retta mai, eh? Dopo adesso un cliente dice ho sbagliato a non dare diretta su Buetti, su Salvo. Adesso mi dia retta su Gilardi, perché sennò dopo fra 8 mesi dirà ho sbagliato anche su Gilardi. Cioè insisto su questi due perché sono ridicoli i prezzi. Lo stesso discorso vale per Schifano, ma Schifano non è uno che adesso va forte, è andato sempre forte. Vabbè, non dico più nient'altro. Bene, bene, quindi abbiamo capito che soprattutto queste due opere che stiamo guardando in questo momento non sono assolutamente da perdere, perché il prezzo che vi abbiamo lanciato nella diretta di oggi è assolutamente da prendere al volo. Quindi voi che ci state seguendo da casa, se siete interessati, oggi di certo è il momento giusto per poter acquistare, perché veramente il prezzo che abbiamo lanciato oggi è pazzesco per queste opere, quindi non le perdete. Vi vado a ripetere i dati di quest'opera di Gilardi, spiaggia con fico d'India, anni 2000, le dimensioni sono 50x50, poliuretano espanso, naturalmente autentica dell'artista su foto. Quindi restate e state sul pezzo, non perdete queste opere, mi raccomando, chiamate per confermare, perché davvero oggi perderle è un gravissimo errore. Andiamo avanti e andiamo a vedere i due Schifano che abbiamo proprio al centro di questa parete e sono davvero bellissimi. Qui c'è proprio un'esplosione di colori meravigliosa, vediamo proprio il verde, il giallo, sono due tonalità di colori tanto accesi, proprio brillano, forti, moderni, davvero due opere particolari, diverse tra loro, però entrambe hanno questa caratteristica del colore che domina in maniera davvero possente. Qui vi presentiamo queste due opere sempre ad un prezzo più basso di 10.000 euro. Quindi io vi invito, se siete interessati, a confermare subito, perché diciamo che questi prezzi non li potete trovare comunque facilmente in giro, quindi se veramente qualcuno è interessato ad acquistare le opere, qui in questa trasmissione oggi può davvero fare insomma, l'acquisto giusto, andare a fare un investimento spendendo poco e acquistando l'opera che gli interessa, un'opera di qualità. Andiamo a vedere nel dettaglio la numero 11, dove vediamo questo collage di oggetti che sono delle pietre messe, applicate su questa tela che in realtà viene esaltata fortemente proprio dal colore, perché quello che mi colpisce tanto di questa tela sono proprio i colori e la caratteristica tipica delle opere di Schifano è proprio il voler dipingere sempre il contorno di bianco proprio per dar forza alla parte interna di colori. Quindi davvero una meraviglia quest'opera che è stata realizzata nel 1997, le dimensioni sono 40x30 e la tecnica è smalto e collage di oggetti su tela. Quest'opera è firmata al verso, etichetta scheda, con timbro Schifano dell'Archivio Generale dell'Opera Pittorica di Mario Schifano. Opera accompagnata da certificato di autenticità dell'Archivio Schifano, firmato da Monica Schifano, provenienza Galleria Monte Titano Arte. Quest'opera ha davvero tutte le caratteristiche proprio per essere un'opera di qualità e non potete assolutamente lasciarla qui, tanto più oggi che ve la presentiamo con un'offerta, una promozione elevatissima. Lo facciamo per dare la possibilità a questa galleria di farsi conoscere ancora di più, quindi oggi è una puntata dedicata ai prezzi low cost
su opere di qualità. Avete visto, vi abbiamo inserito opere che abbiamo messo la settimana scorsa, quindi non opere che abbiamo qui da chissà quanto tempo. Vi abbiamo messo opere di artisti internazionali, avete visto Girardi, avete visto Marchegiani e adesso state vedendo questa meravigliosa opera di Schifano, quindi non dovete perderle. Oggi vi proponiamo queste opere con prezzi davvero imperdibili. Guarda il quadro del 97, l'archivio Schifano, Monica Schifano, ci ha specificato che di quadri con il collage, diciamo, sopra, ne ha fatti molto pochi Schifano. Questo ha il certificato, ripeto, di Monica Schifano e ha una cosa importante, l'esplosione dei colori. Quindi al prezzo, che Stefani adesso non sa, ma io vi dirò, al prezzo di 9.000 euro... Non perdete un Schifano con l'autentica Monica Schifano, bellissimo, non grande ma nemmeno piccolissimo, bello, 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 a 9.000 euro. Di Schifano non comprate niente, cioè Marchegiani, Girardi e Schifano non si possono lasciare a questi prezzi. È inutile che qualcuno dice dopo io ho perso il treno, se hai perso il treno non lo perdere di nuovo. I treni questi giorni se ne sono persi tanti, I Pignatelli se non lo comprate me lo porto a casa io, anzi, fra poco lo stacco me lo porto a casa io. Cioè, guardate questo Schifano, che particolare. Ci fai il particolare del collage, per favore, Stefano? Cioè, il quadro è con l'autentica di Monica e con la provenienza della galleria Monte Titano di Monte Titano, San Marino, dove è nato il primo archivio Schifano. Cioè, capite? Questo è praticamente un quadro d'atelier, fatto tardo, non si discute. Ma certo, chi se era degli anni 70 era un quadro che costava 35.000 euro. Cioè, oggi ve lo diamo a 9.000 euro. Cioè, questi tre, chi vuole fare un affare, li deve comprare tutti e tre, anche se qualche artista non gli piace. Tanto, fra un anno, se me lo riportate, ve lo ricompro io a quel prezzo, Tanto io non ce lo ricompro. Gilardi lo metto per iscritto sul contratto. Se non lo volete più, fra un anno lo ricompro io, non perdete un euro. Vabbè, comunque, chiaro che in questa trasmissione i quadri più importanti sono quelli sotto i 10.000 euro. Poi ci sono gli altri che sono tutti molto interessanti e riguardano anche un pubblico un po' meno abbiente, chiamiamolo così. Però questi tre andrebbero, adesso Stefano me li inquadra tutti e tre, andrebbero comprati tutti e tre. E praticamente con tre pagati il prezzo di uno e mezzo. Eccoli. Stefano ha messo i quattro. Beh, lo stesso. Perché c'è l'altro Schifano che è del 1970 e non è una tela emulsionata, è una tecnica mista su tela. Cioè, un Schifano grande del 70, grande, a 9.800 euro. Uno Schifano con l'autentica di Monica, con il fatto che c'è il collage, a 9.000, poi il Girardi è 6.5, grida vendetta questa, il Girardi è 6.5, e il Marchegiani è 7.000, è un capolavoro. Io vi metto per iscritto su tutte e quattro che chi lo compra fra un anno si stufa, me lo riporta, senza nessun problema. E avete perlomeno un affitto di un anno gratuito. Non di quattro. Poi gli altri due... Uno già è venduto, perché se non lo vendo oggi me lo porto a casa, quindi il problema è zero. Insisterei un attimo su questi, Stefania, descriviti di nuovo. Vado un attimo a rivedere lo Schifano che non abbiamo rivisto, quindi volevo un attimo al numero 10, andiamo a fare un attimo di dettaglio perché
Torniamo qui, torniamo in quest'opera che è stata realizzata nel 1970 e vi invito a fare un attimo anche un po' di attenzione sull'anno. 1970 è proprio l'anno a cavallo con gli anni d'oro di Schifano, quindi ci troviamo lì, dove lui ha realizzato opere che insomma sono state vendute per milioni di euro, quindi parliamo di cifre davvero importanti. E questa è un'opera che ha diciamo una tecnica un po' così inconsueta per essere Schifano, no? Però è veramente meravigliosa, questi colori, questa tecnica, è fatta davvero molto bene. Quindi io vi invito a confermarla, perché se vi piace Schifano, se insomma questo è un artista che è internazionale, è un po' amato da molti. Oggi la possibilità di acquisire queste opere c'è veramente per un pubblico molto più ampio, perché comunque sia io mi metto nei panni di chi ama l'arte, ma magari ci sono opere che richiedono investimenti davvero elevati. In questo caso, oggi, in questa trasmissione, invece avete la possibilità seriamente di poter avere quello che vi piace al prezzo che ritenete giusto. Quindi provate a chiamare e provate a confermare queste opere. E qui veramente siamo davanti, secondo me, a un'opera meravigliosa di Schifano. Comunque, prezzo inferiore a 10.000 euro è una vera e propria promozione. Oltre al fatto che questi prezzi, che sono promozionali, li potete comunque sempre rateizzare in 6 mensilità ad interessi zero. Quindi avete sempre questa opportunità, anche se l'importo è più piccolino, più basso, lo potete comunque rateizzare e sempre senza interessi. Quindi, siccome sono certa della quantità di persone che sono interessate a queste opere, perché dal centralino mi arrivano i feedback delle vostre chiamate, dei messaggi che mandate, diciamo che qui c'è la maggior richiesta di informazioni. Motivo per cui stiamo magari un po' più in questa parete, ma capisco perché comunque parliamo di artisti internazionali, parliamo di opere che fino alla settimana scorsa costavano parecchio di più e noi oggi abbiamo deciso, per farci un po' di buona e sana pubblicità, di andare a promuoverli, quindi metterli assolutamente con degli sconti altissimi, perché comunque arriviamo su quadri che, parlo di tutto il palinsesto, hanno sconto fino al 50%, quindi insomma lo sconto è abbastanza elevato. Per cui mi raccomando, il 10 di Schifano che va assolutamente confermato, come il numero 11, perché è davvero un gioiellino, una meraviglia di dimensioni piccole, ma secondo me imperdibile per tanti motivi. Vi abbiamo detto che ha tutte le caratteristiche per dover essere confermato, partendo dall'archivio,
cioè ha anche l'archivio di Monica, oltre ad essere un'opera, come ci è stato confermato proprio dall'archivio stesso, che comunque è rara, non ne ha fatti molti con questi oggetti, con questo collage su tela, quindi anche questo va valutato, oltre al fatto naturalmente che oggi proprio sono in strapromozione. Quindi magari facciamo un attimino un passaggio dalla prima alla quarta opera su questa parete lentamente, proprio per dar modo a chi ci segue di rivederli un attimo, proprio giusto lentamente. Così nel frattempo chi ci segue può rivedere queste quattro opere che magari sono proprio quelle di punta di questa trasmissione e provare a chiamare per confermarle. Poi naturalmente andremo anche a vedere altre opere che ci vengono richieste, perché ci sono altre richieste su altre opere che si trovano nella parete delle opere inferiori a 6.000 euro. Quindi poi andremo anche di là, perché ci sono un paio di opere che hanno richieste dal centralino e quindi ve le facciamo vedere. Allora, come vi avevo detto, siccome ci sono richieste anche per la parete con le opere inferiori a 6.000 euro, andiamo un attimo a vedere queste due opere che sono, diciamo, quelle con richieste per quanto riguarda questa parete. Andiamo a vedere Achille Perilli e poi Gastone Bigi. Quindi queste due le riprendiamo insieme, eccole. Io vi ricordo che queste due opere che stiamo guardando sono opere che costano meno di 6.000 euro. Meno di 6.000 euro e che queste cifre di cui vi parlo sono totalmente rateizzabili, sempre senza interessi. Quindi io mi sento di consigliarvi assolutamente di confermare queste opere, perché avete davvero in questo caso la possibilità di vedere con i vostri occhi opere ma che hanno costi molto 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 accessibili. Quindi mi raccomando, non le perdete. Achille Perilli con Il giorno della scimmia, anno 2014, dimensioni 100x81. La tecnica è tecnica mista su tela e opera pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella, che prima non vi ho fatto vedere e adesso lo vado a prendere e vi faccio vedere. Vi faccio vedere il catalogo, eccolo qua. E dentro trovate la pubblicazione. Quest'opera di Achille Perilli che vedete è un'esplosione di colori, perché questo rosso acceso nella parte centrale è quello che colpisce, ma la particolarità di quest'opera sono sicuramente le varie tonalità di colore che ci sono in ogni punto, perché nessun punto è uguale all'altro, quindi è una cosa molto particolare, ma da vicino si riesce a notare davvero bene, televisivamente non lo so se riuscite a percepirlo, però è sempre motivo in più per andare a confermare le opere e richiedere di vederle fisicamente, che è davvero importante, ma ripeto, a questi prezzi queste opere non le trovate assolutamente.
È davvero importante rendersi conto che oggi c'è una promozione molto alta su tutte le opere e tutti gli artisti che vi stiamo presentando. Andiamo a vedere anche la numero 2, dove vediamo Gastone Biggi. Questa è la serie che lui ha dedicato ai fiori. Ci dà proprio l'idea, no, di un tappeto. Sembrano quei tappeti persiani realizzati accuratamente in maniera artigianale, e invece è un dipinto, ma è molto vicino a quello stile. È un'opera del 2010, le dimensioni sono 100x80 ed è un'idropittura su tela. Opera con autentica dell'artista su foto, con registrazione presso l'archivio delle opere di Gastone Biggi, a cura di Art Time di Brescia. L'opera è pubblicata sul catalogo della mostra Gastone Biggi a Traversamenti. E adesso vi faccio vedere anche questa pubblicazione, che troviamo nel catalogo di Gastone Biggi. Questo è il catalogo e poi dentro, a piena pagina, troviamo la pubblicazione. Eccola. Restiamo proprio con l'immagine di entrambi, perché è molto bella, perché ci sono colori che esplodono in queste due opere, e vi ricordo che qui vi proponiamo queste opere con un prezzo inferiore a 6.000 euro, ma il prezzo dovete chiedere al nostro centralino. Quindi siate curiosi, chiamate il centralino, ma già sapete che andrete a spendere meno di 6.000 euro. Quindi, il numero lo vedete in sovraimpressione, o inviate un messaggio WhatsApp o telefonate al centralino, ma l'importante è confermare per parecchi motivi. Il primo è quello che, confermando, avete la possibilità che vi venga portata l'opera dovunque voi siate, senza alcun impegno, perché confermando non avete obblighi, assolutamente. Il secondo è che in questa trasmissione oggi avete uno sconto molto alto rispetto alle trasmissioni precedenti e rispetto a quelle che verranno, perché oggi siamo in promozione. Quindi chi acquista oggi acquista con uno sconto reale che va dal 20 al 50% su ogni opera. Quindi perdere oggi questa possibilità, che è una possibilità concreta, è davvero una grande sciocchezza. Restiamo ancora qualche minuto su queste due opere che, insomma, ci vengono richieste, poi andremo a rivedere anche la parete, diciamo velocemente, giusto un passaggio per fare un passaggio veloce, la parete dove troviamo tutte le opere a meno di 3.000 euro e dove abbiamo messo anche delle opere che vi sono state presentate come dei regali, perché così sono, e andremo poi a vedere esattamente di cosa si tratta. Perille 5.5 è un assurdo, pubblicato catalogo generale, bello, grande. Biggi,
hai fatto vedere il catalogo, no, di Bigi? Sì, sì, l'ho fatto vedere. Cioè, Bigi ha fatto una mostra importante questo. Allora, parliamo chiari. Questo Bigi qui, il cliente che ce l'ha dato, l'ha pagato 16.000 euro. Noi l'abbiamo messo in vendita a 7.000 e oggi abbiamo avuto l'autorizzazione a metterlo a 5.000. Cioè, chi ama Bigi, un quadro di queste dimensioni, di questa qualità, pubblicato in questa mostra, se lo sogna 5.000 euro. Il Perilli, cioè il catalogo generale, parla da solo, no? Solo quello. Beh, comunque, ho notato che le preferenze sono sulla parete sotto i 10.000. Quindi adesso inquadriamo un attimo per intero tutta la parete sotto ai 3.000, che poi se c'è una richiesta ci andiamo, e poi stiamo su quella sotto i 10.000. Allora, torniamo quindi un attimo velocemente sulla parete dove troviamo le opere con prezzi inferiori a 3.000 euro. Sotto 3.000 significa che partiamo da 500 euro, non sì, è che... Sì, partiamo... Partiamo da un Delutti... Facciamo vedere subito quello da 500 euro, partiamo Delutti subito dal più... Un medio a 500 euro e uno grande, un metro per un metro e 10 a 800, voglio dire... Allora, quindi andiamo subito nel... Eccoci qua, al numero 22 troviamo il prezzo più basso, 500 euro... Pierluigi Delutti con libertà di espressione, queste sono dimensioni 60x80, olio su tela, quindi avete capito il prezzo 500 euro, 60x80, un Pierluigi Delutti, quindi questo è un regalo, ma un vero regalo che vi fa la galleria. Sopra trovate un altro Delutti molto più grande, le dimensioni sono 100x110, e in questo caso il prezzo richiesto per oggi è di 800 euro. Quindi questo è ancora più grande il regalo. Esatto, è enorme direi. Quindi 800 euro per il Delutti più grande e 500 euro per il piccolino. Piccolino, si fa per dire. Si fa per dire. Perché comunque sono sempre 60x80. Però ecco, 500 e 800. Ora, perdere questo regalo è... davvero, non so, magari forse qualcuno ha detto, non, prima quando l'abbiamo presentato non era collegato, non ha visto la presentazione delle opere, quindi magari non c'era interesse, però mi sembra strano che non ci sia interesse per un regalo così, perché comunque 800 euro, 500 euro, quindi mi raccomando di non perdere queste due opere che sono davvero due regali enormi. Quindi mi raccomando, se siete interessati a queste due opere che abbiamo visto in questo momento, 800 euro la numero 21 e 500 euro la numero 22, dovete assolutamente chiamare subito il nostro centralino per confermarle. Con 1.300 euro pagate due opere che la più piccola costava di listino 1.500. Adesso vediamo quelle altre 5 opere. Ok, andiamo a vedere questo. Velocemente così, io dico sì. I nomi, Lilloni, Crippa, Jonathan Allen, Monachesi e Vincenzo Balsamo, e poi una scultura di Cristian Costa, guardateli, non vi diciamo niente, quindi dovete chiamare il centralino per sapere il sotto prezzo. I 3.000, ma abbondantemente sotto i 3.000, se vi interessa qualcosa ce lo dite e ve li facciamo vedere nel particolare. Esatto, voi avete tutta la parete a disposizione, quindi l'importante è che volete sapere il prezzo, chiamate il nostro centralino, vi comunicate il numero dell'opera che vi interessa e vi verrà detto il prezzo, però vi ricordo che ci sono opere davvero con prezzi molto molto interessanti, perché comunque oltre naturalmente al Delutti che abbiamo visto adesso ad un prezzo esageratamente regalato, c'è alla posizione numero 18 troviamo Vincenzo Balsamo con un'opera meravigliosa, perché ha questa tecnica di puntillage che va dal chiaro allo scuro, che è davvero bella, e qui se non erro il costo è di 2.500 euro, quindi anche qui altro regalo per un'opera che comunque ha anche dimensioni importanti, perché si tratta di 80x100, quindi mi raccomando
la numero 18 di Vincenzo Balsamo, ecco, 2.500 euro, credo che sia un prezzo davvero, insomma, più che regalato. Mezz'ora fa, nell'asta importante che vi dicevo, un Vincenzo Balsamo più grande, ma molto più brutto, lo potete vedere, Meeting Art, quindi lo potete vedere, ha fatto con i diritti 6.000 euro. Questo costa 2.500. Non dico altro. Ripeto, Lilloni, Cristian Costa, Crippa, Balsamo, Jonathan Allen e Monachesi. Stop. Stiamo 2 minuti e poi passiamo sulla parete principale. Adesso quando vai sulla parete principale parti da Rosai e torni indietro. No, va bene. No, no, va bene l'immagine così. Sì, sì. Allora, dopo avervi lasciato qualche minuto a disposizione per vedere la parete con le opere con prezzi inferiori a 3.000 euro, ritorniamo a vedere invece la parete iniziale, quella con cui abbiamo aperto la trasmissione, ma soprattutto quella che ha destato maggior interesse da parte vostra, perché naturalmente qui ci sono opere di artisti internazionali con un prezzo inferiore a 10.000 euro, quindi ci sono delle vere e proprie opportunità per poter acquisire queste meravigliose opere che vi abbiamo presentato, sempre con la possibilità di rateizzare il pagamento. Questa è una formula che tutti possono utilizzare, e poi c'è chi vuole pagare con una soluzione unica, è naturalmente liberissimo di farlo, quindi non ci sono obblighi. Però qui abbiamo veramente una parete molto molto interessante, e ripartiamo da Elio Marchegiani, andiamo a rivedere proprio partendo dalla numero 13, dove troviamo questa bellissima lavagna che in realtà, anche se sembra realizzata veramente in tempi recenti, perché è molto moderna, con questi colori accesi, soprattutto il giallo ha una tonalità molto intensa, in realtà quest'opera è stata realizzata nel 1973, quindi ha ben 50 anni. Però non li dimostra, diciamo che sembra essere molto più giovane, dà proprio l'idea di un'opera contemporanea, fresca, attuale, proprio perché comunque l'artista ha sempre una visione futura, no, di quella che è l'arte, un'arte che non stanca, che non si ferma nel tempo. E qui oggi quello che non vi deve stancare è il prezzo, perché davvero avete un'opportunità pazzesca. Chiamate il nostro centralino, c'è chi ha già chiamato, chi ha chiesto informazioni, ma dovete assolutamente confermarla, perché un'opera di Marchegiani al prezzo che noi vi chiediamo oggi non è assolutamente fattibile pensare di poterla acquisire altrove. Quindi mi raccomando, approfittatene. Siate veramente bravi nel fare anche le scelte giuste, perché comunque
Non per forza di cose, quando acquistate un quadro dovete spendere cifre enormi, fatelo anche quando c'è la possibilità di spendere di meno, ma avendo una qualità molto molto alta. Andiamo a vedere anche la numero 12, adesso vi faccio rivedere bene tutta la parete perché qui ci sono le opere che richiedete di più, quindi andiamo a vedere anche Girardi che oggi vediamo ad un prezzo davvero folle perché voi sapete che comunque Girardi sta crescendo insomma, particolarmente e in questo caso questo 50-50 è vostro a soli 6.500 euro. Quindi per 6.500 euro noi vi diamo questo meraviglioso Girardi, dimensioni 50x50, tecnica poliuretano espanso e autentica dell'artista su foto. Qui abbiamo un'opera anche qui molto moderna, molto contemporanea. Lui qui va a usare dei colori che sono fluo, quasi pop come stile. Un'opera che rappresenta sempre la natura, perché voi sapete, Girardi, le sue opere le descrive come tappeti naturali, proprio perché vanno un po', no, a prendere i dettagli della natura che a volte all'occhio umano sfuggono, quindi le sfumature di come sono realizzati alcuni dettagli della natura. I colori che utilizza sono molto forti e anche in questo caso ci sono elementi che tornano spesso nelle sue opere, come le canne di bambù. Mi raccomando, 6.500 euro, anche rateizzabile, ad interessi zero. Dovete confermarle perché poi queste non sono prezzi che potete ritrovare, non sono opportunità che avete il bis di ritrovare. Questa è una trasmissione che noi facciamo quella volta l'anno per promuovere la galleria, perché giustamente anche questo va fatto, ci si fa conoscere, si fa attraverso una promozione di quelle che sono le opere che abbiamo in galleria. Quindi mi raccomando, non perdete questa, che è veramente interessante anche come prezzo, perché ripeto, 6.500 euro, anche rateizzabili in 6 mesi a interessi zero. Vi facciamo vedere bene un po' di dettagli perché siccome le richieste ce ne sono tante, allora noi vi vogliamo accontentare perché sapete quando ci scrivete, ci chiamate, noi ascoltiamo le vostre richieste e quindi adesso vi facciamo vedere questa bellissima scultura di Girardi nel dettaglio, dove andate a vedere il particolare del fico d'India, dove andate a vedere il particolare dei sassi con questa in questo punto luce che dà questa luminescenza particolare e tutti gli elementi, perché vi abbiamo detto più volte, quando vi abbiamo presentato le opere di Girardi, che la scelta per noi è stata sempre guidata dalla bellezza dell'opera, quindi dalla quantità di elementi. Non abbiamo mai pensato di voler scegliere opere povere, prive, nude, spoglie, ma piuttosto ricche di elementi e sicuramente questa lo è in pieno ed è insomma un'opera che a quanto pare sta riscuotendo molto interesse. Vi ripeto il prezzo 6.500 euro, mi raccomando non la perdete perché sapete meglio di me il valore che sta acquisendo l'artista, quindi dovete capire che da qui in avanti i prezzi salgono e quella che oggi voi state vedendo è un'opportunità, è un'occasione. Chi ama l'arte, chi ha la passione, chi vuole acquisire opere, chi le vuole acquistare, chi vuole arricchire la propria collezione, oggi lo può fare spendendo molto meno. Oggi c'è una promozione per tutti, sia per chi vuole e può spendere di più, e sia per chi vuole spendere di meno. Quindi oggi è una trasmissione veramente che prende un raggio di interesse molto più ampio. Restiamo qui perché è un'opera che vi piace particolarmente.
Allora, vi ricordo intanto qualche dettaglio di quest'opera di Piero Gilardi, Spiaggia con fico d'India, anni 2000, dimensioni 50x50, tecnica poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Passiamo adesso a rivedere la numero 11, che è un'altra opera che invece vi, insomma, state chiedendo in molti, che è l'opera di Schifano. Qui siamo nel 1997, le dimensioni sono 40x30 e la tecnica è smalto e collage di oggetti su tela. Firmata al verso, etichetta scheda con timbro Schifano dell'Archivio Generale dell'Opera Pittorica di Mario Schifano. Opera accompagnata da certificato di autenticità dell'Archivio Schifano, firmato da Monica Schifano, provenienza Galleria Monte Titano Arte San Marino. Allora, qui partendo dall'archivio di Monica Schifano, partendo dal fatto che è un'opera che insomma se ne trovano veramente poche, perché ci è stato confermato che si trovano poche opere realizzate con questa applicazione di collage di oggetti, e sicuramente anche dalla bellezza, perché comunque è un'opera molto particolare, ha questi colori intensi, il verde è quello che ci colpisce di più. Sono caratteristiche che insieme vanno a costruire un'opera molto interessante, che oggi veramente vediamo ad un prezzo assurdo. Chiamate il centralino per sapere il prezzo, dopodiché sapete che una volta che l'avete confermato, nessuno vi obbliga all'acquisto, ma avete la possibilità subito di vederlo, e quindi questo per voi è un ulteriore vantaggio, oltre al fatto che potete anche decidere se pagarlo rateizzando. Allora, dato che siamo qui, vi vado un po' a ricordare e rinfrescare la memoria con i prezzi, perché qui abbiamo un prezzo di partenza di 11,5 e oggi la promozione prevede che lo possiate acquistare a soli 9.000 euro, quindi da 11,5 viene scontato a 9.000 euro. Io vi invito a non perderlo, perché è davvero una promozione unica. Unica, assolutamente. E poi, dato che ci troviamo vicino al Girardi, andiamo anche a ripetere il prezzo del Girardi, che di partenza era 8,5
E oggi lo potete avere a soli 6.500 euro. Li rimettiamo insieme tutti e due, se, ecco, sia Girardi che Schifano. Quindi abbiamo il Girardi a 6.500 e lo Schifano invece a soli 9.000 euro. Tutti e due possono essere assolutamente pagati con rateizzazione in 6 mesi a interessi zero, se volete. Quando riguarda il Gilardi, ripeto, ce n'è uno in asta, un'asta molto importante, domani 30-30 e già è a 5.000 più diritti, sarebbe 6.250. Però l'asta c'è domani, non oggi. Il nostro 50-50 costa 6.500. Oltretutto, quando compri all'asta devi pagare subito, qui invece puoi pagarlo in 6 mesi, ma cosa vi dobbiamo fare di più? Giusto? Quindi, se non avete voglia, allora è un altro discorso, eh. Ripeto, questi due che vedete in questo momento, io vi metto per iscritto sul contratto e se fa un anno non li volete più perché vi siete stancati, io ve li riprendo indietro. E comunque, non facciamo la fine del Boetti, del Griffa, ma soprattutto ultimamente di Salvo. State attenti a questi discorsi. Ricordate che Gilardi avrà una personale da Michel Reins a Basilea, capito che significa Basilea? Oppure qualcuno compra i quadri e non sa nemmeno cos'è Basilea? Non voglio essere cattivo, ma può succedere anche questo. Basilea è la fiera più importante del mondo e c'è una grande galleria parigina che fa uno stand tutto dedicato a Gilardi. Andate a vedere quanto costerà un 50-50 di questo tipo da Michel Re. Ma chi ci va? Gli addetti ai lavori, pochi. 6.500 per iscritto, fra un anno lo riportate e ci avete avuto un affitto gratuito. Ma non me lo riportate, perché come lo dicevo per Buetti, lo dicevo per Salvo, è uguale, è uguale. Perdete i treni. Comunque questa è l'ultima volta che faccio una trasmissione low cost, Stefania, perché non serve a niente a questo punto per i nostri clienti, l'omaggio, marketing, come giustamente mi hai detto tu. Quelli che hanno telefonato sono indecisi, indecisi che? Le telefonate sono tutte su Schifano e su Gilardi e su Marchegiani, su questi tre, per carità. Però perché sono indecisi? Non ho capito, devono sentire la moglie? Magari sono indecisi perché non lo so, forse non Non si è. conoscono bene il mercato. Potrebbe anche essere, perché comunque effettivamente essere indeciso quando c'è uno sconto così alto, quindi c'è l'opportunità di acquistare delle opere, come in questo caso quella di Gilardi, che sapete benissimo che sta avendo comunque un percorso di crescita. Quindi oggi voi andate veramente a fare un investimento di qualità, cioè indecisi. Di voler fare qualcosa di positivo, quindi siete indecisi sul fare un investimento che potrebbe essere positivo per voi. Bene, ci può stare, è una Ma noi confusione che non l'abbiamo messo, condivido, ma però ci noi può stare. sappiamo della Basilea, sappiamo tutto, dice allora perché l'avete messo? L'abbiamo messo per marketing, come dice Sì, perché è una Stefania, sorta. perché a me se non comprate il Gilardi pagato in 6 mesi a 6.500 euro, non mi interessa niente, non è un problema, anzi, che tanto noi fra 6 mesi non ce lo ricompreremo più, questo è sicuro. L'altro giorno un Boetti venduto da noi a 22.000 euro ha fatto 75.000 euro. Un Salvo
non quello, quello venduto, uno di quelli venduti da noi, ma molto simile, è stato venduto da noi a 28.000, ha fatto 88.000 più diritti. Cioè, che vi devo dire? Noi non ce lo compriamo più in Gilardi, quindi mi tengo questo e finisce il discorso. Tanto abbiamo davanti tre trasmissioni, non di più, la prossima la dedicheremo a tre grandi gruppi di artisti, quindi... Però veramente, ecco, è strano pensare che quando si fa una trasmissione dove ci sono promozioni così su opere di questo livello, perché se già parliamo di, ecco, delle opere magari più basse, posso capire, magari uno dice ok, adesso non sono interessato, ma quando si parla di avere l'occasione, l'opportunità di poter avere in collezione dei pezzi che costano molto di più e che già si sa che comunque da qui a qualche mese avranno una crescita, probabilmente non abbiamo, diciamo, non stiamo interloquendo con il cliente che ha l'interesse di fare un investimento positivo, piuttosto magari ecco, guarda la trasmissione oggi, ma magari non ha quella passione per l'arte che lo potrebbe portare ad acquistare queste opere, perché io sono certa che se a guardarci ci sono dei clienti che conoscono bene gli artisti e sanno bene che cosa significa acquistare oggi un Girardi di 50x50 a soli 6.500 euro, questa confusione, questa incertezza non c'è, ne sono certa, non c'è, perché veramente sono prezzi altamente promozionali, una scelta esclusivamente per far sì che la nostra galleria possa avere ancora più clienti, quindi che possiamo espanderci un pochino, noi siamo piccolini, quindi vogliamo giustamente farci conoscere. Come lo facciamo? Attraverso questo, attraverso delle promozioni, quindi questa è una trasmissione dove chi è seriamente interessato agli artisti e alle opere, oggi può veramente acquistare senza avere dubbi, senza avere dubbi, ve lo posso ripetere. Allora, mi dicono dal centralino che è stato confermato il Girardi, perfetto, quindi io, c'erano due persone che stavano cercando, ma giustamente mandiamo la conferma per chi ha chiamato adesso, quindi complimenti naturalmente, perché acquistare a questi prezzi vuol dire aver capito la nostra intenzione, cioè quella di acquisire nuovi clienti che si possono veramente fidare e affidare a noi, cioè per noi è una scelta seria quella di fare una trasmissione così, quindi fidatevi quando vi diciamo oggi è il giorno per acquistare queste opere. Per noi è un ritorno di clienti e di immagine, ma per voi è una vera e propria opportunità seria. Concentriamoci un attimo sullo Schifano. Ferma doppia su Girardi, comunque il primo che è arrivato è stato staccato, abbiamo detto al cliente che conosciamo bene che mettiamo quest'altro che costa di listino, questo qui costa 9.000 e noi oggi lo mettiamo 7.500 e costa 1.000 euro più dell'altro perché l'abbiamo pagato di più, non per altri motivi, siamo 50-50, molto okay, bello. Quindi Rosetto nel campo entra in gioco allora, sì. Ok, su richiesta, perché giustamente... Allora, vi vado a ripetere per chiarire, siccome l'altro è stato confermato e c'erano due conferme, allora abbiamo inserito un'altra opera sempre di Girardi, in questo caso abbiamo un Rosetto nel campo, sempre 50-50, sempre poliuretano espanso e sempre degli anni 2000. La differenza di costo, che questo viene
con lo sconto viene 7,5. Ma non perché vogliamo di più, perché no, l'abbiamo pagato di più. È stato pagato di più, quindi più di questo non possiamo fare, ma il rapporto, lo sconto è lo stesso dell'altro, quindi alla fine è la stessa cosa. Però l'abbiamo pagato un po' di più, quindi viene semplicemente 1000 euro in più rispetto all'altro. Quindi se vi interessa, anche in questo caso sempre la possibilità di pagare in 6 mesi a interessi zero, però vi dovete sbrigare a confermare, perché vi garantisco che di interesse ce n'è tantissimo. Sì, allora abbiamo una richiesta per vedere il numero 9, quindi Luca Pignatelli. Andiamo a vederlo subito. Eccolo qua, andiamo a vedere Luca Pignatelli con Piccola Afrodite del 2001, dimensioni 43x31, olio su telone ferroviario, naturalmente autentica dell'artista su foto. Lo fai vedere dietro sto quadro, Stefania, perché io lo conosco troppo bene. Allora, facciamo dietro. Allora, Luca Pignatelli è un mio amico, quindi io conosco, abbiamo venduti tantissimi, conosco la produzione. Questo è un piccolo capolavoro, ve lo garantisco io, che vediamo oggi a un prezzo ottimo, perché 7.500 euro. Allora, questo ha tre caratteristiche importanti. Uno, l'anno. 2001, quindi nel fulgore di Pignatelli. Due, un'Afrodite non è una New York, è un'Afrodite. State attenti. Tre, è un quadro che Luca mi ha detto, è uno dei più belli che mi è venuto, ma me l'ha detto personalmente. Con questo, l'ho detto prima, che non si fosse messo in ascolto prima, ho detto che se non lo vendo entro domani lo porto a casa mia. Ma questo è sicuro, eh? Cioè, non confondiamo questo quadro qui con altri quadri molto belli, della stessa dimensioni, come può essere la New York, oppure un treno, via dicendo, della stessa dimensione, ma successivi, quindi non datati come questo, perché questo è un quadro che ha più di 20 anni, e poi l'Afrodite. L'Afrodite è l'Afrodite di Pignatelli, no? Basta, tutto qui, tutto qui. Se non lo vendo entro domani sera, lo porto a casa. Ho fatto vedere adesso Pignatelli sulla vostra richiesta, quindi mi raccomando, se siete interessati e volete confermare, l'importante è chiamare il centralino. Noi ritorniamo di nuovo dove eravamo prima, perché ci sono comunque tante richieste, quindi dobbiamo accontentare un po' tutti quelli che ci stanno seguendo, per cui adesso ci fermiamo tra, diciamo, siamo in mezzo tra Girardi e lo Schifano. Questi sono quelli di punta che creano naturalmente maggiore interesse. Vi ricordo che prima c'era un altro Girardi, che era Spiaggia con Fico d'India, che è stato confermato, e adesso abbiamo inserito il Roseto nel campo, che a differenza dell'altro ha un costo di 1000 euro in più, quindi viene 7,5, ma semplicemente perché ha un costo iniziale più alto, quindi la differenza è solamente questa. Anche in questo caso avete sempre la possibilità di pagare rateizzando il pagamento. Andiamo a vedere un po' questo meraviglioso roseto, che è un'esplosione di primavera nei suoi colori, nei tanti elementi, perché anche qui vi abbiamo detto che
Gilardi racconta un po', no, di questi elementi della natura, utilizzando i dettagli minuziosi e più vicini alla realtà possibile, e descrive queste opere come tappeti naturali, che effettivamente danno proprio quest'idea di essere dei tappeti naturali, ricchi di elementi. Ogni elemento viene elaborato e costruito con una grande attenzione, dalle foglie che sono dipinte con delle sfumature veramente perfette, al tronco che vediamo molto spesso nelle sue opere, e ai colori che usa, come le rose che hanno questo rosso corallo molto acceso con la sfumatura arancio centrale. Molto bella anche questa, davvero molto interessante. Anche qui la dimensione è 50x50. Adesso la state, diciamo, vedendo bene nel dettaglio, grazie alle immagini che ci sta offrendo Stefano, che andiamo a fare proprio piano piano, proprio per farvi vedere la bellezza di quest'opera, che oggi, e ripeto, solo per questa trasmissione, avete la grande opportunità di acquistare con uno sconto altissimo, perché parliamo di sconti che vanno dal 30 al 50%. Quindi mi raccomando, sono sconti reali, sconti concreti che noi abbiamo deciso di fare in questa trasmissione per farci una sana e buona pubblicità, come si fa in tutte le aziende del mondo. Quindi oggi abbiamo una puntata dove siamo in promozione. Ne volete approfittare? Volete cogliere l'occasione? Fatelo, fatelo e confermate. Ripeto, Schifano non c'ha bisogno di presentazione, quindi questo è l'archivio. Monica Schifano, l'ha firmato l'archivio, ci ha detto che i quadri con i collage sono rarissimi, più di questo non lo possiamo dire. A 9.000 euro, voglio dire, non comprate un Schifano così? Non lo so. Girardi, bellissimo, 50-50, a 7.500 euro, c'è la personale, una delle personali più importanti per l'artista, che si farà nella galleria Michel Rein, Parigi, Bruxelles, ma non nella galleria Art Basel. Nella sezione Future c'è la personale di Gilardi. Andrete a vedere, lo ripeto, non tutti sanno cos'è Basilea, è la fiera più importante del mondo. Uno stand tutto dedicato a Piero Gilardi e vedrete i prezzi lì. Questo non dico eresia, 15.000 euro. Noi lo vendiamo a 7.500, ma non perché siamo stupidi, perché questa è la trasmissione, come diceva giustamente Stefania, per marketing promozionale. Lo ripeto di nuovo, se li vendo bene, perché l'abbiamo fatto apposta, se non li vendo non è un problema, e poi li tolgo e li venderemo a settembre, non prima, in questo mese non li metto più, questo è sicuro. A meno che non ci sia una richiesta specifica, eh? Se no non li metto più. Aspettiamo Basilea, o no? Il 15, noi abbiamo la trasmissione il 17, mi sembra, quindi già il 17 sappiamo tutto di Basilea. Direi che assolutamente andrebbe, ecco, io da cliente ne vorrei approfittare, perché comunque sia Non inquadri per bene, Stefano, il Gilardi? no, già mi faccio una proiezione di quello che potrebbe succedere, perché comunque di certo non possono diminuire, cioè non potrà diminuire il valore delle opere No, ma sì. dopo Art Basel, insomma. Ma io non voglio essere scortese, ma io purtroppo quelli che chiedono non sanno cos'è Basilea. Per entrare a Basilea ci vuole 8 anni di lista d'attesa. Quindi Diciamo che per essere presenti con le opere, diciamo,
ad una fiera che definirei anche un evento mondiale, no? Significa sicuramente che l'artista che si porta in questa fiera ha un valore mondiale, ha un valore importante e che di conseguenza questo artista andrà a crescere di valore. Quindi se oggi acquisti con questa promozione, quindi con questo sconto, oggi puoi fare solamente bene a te stesso, cioè puoi fare solo una scelta positiva, è un investimento sicuro, non so come poterlo descrivere diversamente, cioè già sapete che andate ad acquistare un'opera che comunque sia vi darà veramente grandi soddisfazioni, ma neanche tra tanto tempo, perché stiamo parlando di insomma di un percorso 15 giugno. Ecco, esatto, quindi è una cosa immediata. Dovete, se volete, se avete interesse, adesso andare a concretizzare questa proposta che vi facciamo. Noi vi mettiamo in mano lo strumento per poter acquistare un'opera spendendo molto, molto, molto meno rispetto a quello che dovremmo chiedervi. Quindi sta a voi scegliere se volete avere questa opportunità o se invece la volete perdere e poi aspettare che magari queste opere dopo, quando verranno rimesse fuori, avranno prezzi molto molto più alti, ma non parliamo di 1.000 euro in più, parliamo almeno del doppio del prezzo che noi oggi potremmo chiedervi. Quindi se non mi credete, andate in edicola, comprate Arte Mondadori del mese di giugno, c'è un servizio molto grande sul Art Basel, cioè Arte Basel Basilea, e parla le future, c'è la foto, la galleria, e c'è la foto di un 50-50 di Girardi, che è un altro soggetto, ma è una foto, e quindi andrete a vedere quello che succede. Questo poi è un Girardi pieno dei tuoi temi, no Stefania? Il tronco, le canne. Dicevo, ritroviamo molti elementi, no, che troviamo spesso nelle opere di Girardi, e è proprio in questo caso un'esplosione di primavera, perché c'è il colore, ci sono tanti elementi della natura, le rose, le margherite, le canne di bambù, il tronco, le foglie, quindi un'opera ricchissima di elementi, davvero molto bella. Un tappeto naturale, come le descriveva il maestro, cioè proprio belle, belle, belle da vedere. Non ve le dovete perdere. 7.500 euro, ma è impossibile trovarla poi. Credetemi, adesso dovete approfittare. Oggi, questa è una trasmissione pazzesca. Vi abbiamo messo artisti che sono del momento, artisti che oggi sono in voga. Non vi abbiamo messo opere scadenti che non hanno nessun futuro. Abbiamo messo veramente la qualità in più, una qualità che vi permette di investire, di crescere, ma non è possibile pensare che ci stiate ancora ragionando, perché è davvero una cosa impensabile. Ricordate anche un'altra cosa, che confermando oggi, naturalmente oltre a quello che è la promozione che facciamo noi, che quindi voi andate assolutamente a cogliere, avete sempre quella possibilità di confermare e quindi farvi portare l'opera in visione. Okay? Nella conferma non avete obblighi di acquisto, ma se poi acquistate, voi vi portate a casa un'opera che avreste pagato molto, ma molto, ma molto di più. Quindi provateci, vi piace, non potete stare lì a dubitare, a pensare, a ragionare. Queste sono cose, opere e sono occasioni da prendere subito. Non si può rimandare, perché chi rimanda lo perde il treno, perché tanto prima vi posso garantire che se non arrivano le conferme adesso è perché arriveranno alla fine della diretta, come succede molto spesso, come capita anche per quanto riguarda lo streaming. È naturale che questa è una trasmissione che creerà un po' più di interesse in quanto ci sono sconti molto alti,
E quindi tante persone andranno a rivedere la trasmissione e in quel caso tante persone avranno l'opportunità di poter concretamente acquisire queste opere. Ma fatelo voi adesso che siete in collegamento, che state guardando la diretta, fatelo voi che state chiamando, voi che dite ci devo pensare perché non sono incerto. Non potete essere incerti su queste opere. Perché sono dei regali che noi oggi abbiamo deciso di fare per investire sulla nostra immagine. Punto. Ovviamente noi restiamo qui in questa posizione perché vi posso garantire che stanno arrivando tantissime chiamate e tanti messaggi per queste due opere, sia per Girardi, naturalmente anche per Schifano, che andiamo anche a rivedere. Quindi rivediamo bene anche l'opera di Schifano, che è del 1997, dimensioni 40x30, tecnica smalto e collage di oggetti su tela. E vi ricordo anche in questo caso che il prezzo qui è da non perdere, perché partiamo da un prezzo iniziale di 11,5 per essere venduto oggi per soli 9.000 euro. Quindi da 11,5 passiamo a 9.000. Non vi perdete questo Schifano. Avete l'autentica di Monica, avete l'archivio, avete un'opera molto molto bella, avete un'opera rara perché vi abbiamo detto che anche l'archivio ci ha confermato che queste opere realizzate con le applicazioni, il collage degli oggetti, non è una cosa nota, non è una cosa che faceva in maniera importante, è una cosa molto rara. Quindi non vi dovete perdere quest'opera, avete tante, tante motivazioni per doverla confermare. Allora, state vedendo le immagini di queste due opere perché abbiamo deciso di rimanere qui. Motivo ve l'ho detto, siete in tanti a chiamare per tutte e due, quindi non ci possiamo spostare perché stanno arrivando in continuazione richieste, richieste, richieste. Noi naturalmente vorremmo, ma non tanto per noi, perché per noi anche, certo, perché per noi
L'abbiamo scelto di mettere questa puntata, di fare questa promozione particolare proprio per farci conoscere ancora di più, però anche per voi, perché voi avete, siete voi alla fine che avrete la possibilità di acquistarle queste opere e sarete dei nuovi clienti che noi avremo la possibilità di fidelizzare, perché vi abbiamo dato qualcosa che vi darà soddisfazione e sarete grati e noi saremo ancora più grati di aver fatto qualcosa di positivo. Per noi questo è il lavoro verissimo, per noi questo è marketing, altrettanto vero, ma è anche vero che saremo molto felici e molto soddisfatti di avere clienti che si fidano di noi. Questa è una cosa, è la cosa principale su cui vogliamo battere oggi, su cui vogliamo puntare proprio l'interesse, il focus. Quindi queste due opere che vi piacciono tantissimo, che oggi hanno dei prezzi pazzeschi, le dovete confermare, perché per voi è un acquisto molto interessante che vi darà soddisfazione, e per noi è il mezzo per far sì che i nostri clienti possano essere davvero, davvero soddisfatti. Ho spostato, come avete visto, ho spostato un attimo l'opera di Perilli sotto al Schifano e al Girardi, perché c'è una richiesta e quindi l'abbiamo messo proprio nel punto focale della trasmissione. E adesso faccio vedere anche la pubblicazione di questo Perilli, perché vi ho detto che è pubblicato al catalogo generale. Allora, questo è il catalogo e dentro c'è la pubblicazione. Vi ricordo che il Perilli che state vedendo parte di listino da 8.000 e è scontato a 5.500, quindi oggi ce l'avete a 5.500 euro il Perilli, eh? Non è uno scherzo, non è ironia, serietà. Quindi nel presentarvi quest'opera sicuramente siamo soddisfatti del prezzo, perché non è facile pensare di trovare un Perilli così bello, così ben fatto, a soli 5.500 euro, veramente una cifra molto piccola. Ve lo vado a descrivere: il giorno della scimmia del 2014, dimensioni 100x81, tecnica mista su tela, opera pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti che vi ho appena fatto vedere a cura di Giuseppe Appella. Quindi vi ricordo, prezzo scontato 5.500 euro. Adesso andiamo a rivedere un attimo anche il Girardi da solo, sempre su richiesta, perché abbiamo una richiesta da accontentare, quindi andiamo a rivedere il Girardi.
Ricordo che il Gilardi può essere vostro oggi per soli 7.500 euro, 7.500 euro che sono anche rateizzabili a interessi zero. Mi raccomando, dovete assolutamente sfruttare questa trasmissione pensata proprio per dare a voi l'opportunità di acquistare spendendo molto meno e pensata per dare a noi il modo di farci conoscere ancora di più. Vi ricordo che questa opera di Gilardi si chiama Roseto nel campo, è degli anni 2000 e le dimensioni sono 50x50. La tecnica è poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto e oggi la potete avere per soli 7.500 euro. Ripeto, 7.500 euro e quest'opera è vostra. Mi raccomando, chiamate e decidete di confermare, perché di chiamate ne stanno arrivando a valanghe di messaggi, ancora di più, ma noi vogliamo avere dei clienti che hanno la certezza di andare a fare oggi veramente la scelta giusta. Per adesso vediamo, visto che sono rimasti gli ultimi minuti, ma mi sembrano 3-4 minuti, andiamo proprio a vedere la panoramica delle opere top di questa giornata, cioè le opere più richieste, che sono queste 5. Quindi andiamo a vedere Luca Pignatelli con questa meravigliosa piccola Afrodite, e Schifano, Gilardi e Marchegiani. Questi sono i nomi e queste sono le opere che oggi avete richiesto di più in assoluto. Abbiamo visto confermare Gilardi, ne abbiamo inserito un altro nuovo proprio per darvi la possibilità di avere un'altra opportunità concreta di acquistare con questi sconti importanti. E naturalmente questi prezzi che noi abbiamo proposto valgono solo ed esclusivamente per questa diretta e per questa trasmissione, quindi chi non ha potuto seguire la diretta, chi ancora ha un po' di incertezza, perché insomma di chiamate con clienti che sono incerti ne abbiamo ricevute in abbondanza, per voi che siete incerti c'è sempre la possibilità di andarci a riguardare nel nostro sito, quindi andate sul sito realarte.it e andate a guardare la sezione Realarte in TV. Dentro ritroverete tutte queste opere con i prezzi che noi vi abbiamo proposto oggi e ripeto solo per questa trasmissione. Quindi se non volete perderle queste opere, volete avere l'occasione di acquistare spendendo una cifra molto più bassa e quindi diventando nostri clienti o continuando ad essere nostri clienti, quindi soddisfatti dell'acquisto che fate,
Sicuramente avrete insomma tutta questa possibilità di andare a rivedere tutte le opere, richiamare il nostro centralino e confermarle, quelle che saranno ancora disponibili, perché voi sapete che come sempre capita in questa trasmissione, al termine della diretta iniziano ad arrivare altre conferme oltre a quella che c'è stata durante la diretta stessa. Quindi mi raccomando, non le perdete queste possibilità. Non sono promozioni finte, non sono sconti inventati, sono prezzi reali, voi li conoscete, sapete qual è il valore delle opere, lo facciamo esclusivamente per farci conoscere, ve l'abbiamo detto, lo ripeto e lo riconfermo, è fondamentale, mi raccomando, però sta a voi non perderla questa possibilità, sta a voi decidere di avere queste opere senza spendere un euro di più, perché veramente qui lo sconto va dal 30 al 50% su alcune opere. Avete visto anche la parete delle opere con prezzi inferiori a 3.000 euro, lì avete trovato il Delutti a uno a 500 euro e un altro a 800 euro, quindi sono due mega regali. Io non vi devo dire molto altro, veramente in questa trasmissione abbiamo inserito la qualità e il prezzo, quindi abbiamo messo insieme due elementi che sono davvero importanti. Sicuramente molte più persone hanno avuto la possibilità e hanno la possibilità di confermare e acquistare le opere con i prezzi che abbiamo proposto oggi. Non vogliamo fare una concorrenza a nessuno, ma semplicemente ci vogliamo far conoscere, perché attraverso questo tipo di promozioni sicuramente nuovi clienti si interessano e vecchi clienti riaccendono il campanello di interesse su determinate opere che magari hanno visto. Quelle più richieste sono naturalmente Schifano e Girardi, quindi lo ripetiamo perché sicuramente sono importanti. E i prezzi ve li abbiamo detti, quindi se volete continuare a chiamare, questo è assolutamente giusto, però l'importante è che dopo la chiamata ci sia la certezza, perché 7.500 euro un Girardi oggi, consapevoli che comunque è un artista che va a crescere e vi porta non soddisfazioni ma di più, credo che sia l'investimento più giusto che potete fare, quindi non perdetelo assolutamente. Guardate che parete meravigliosa vi abbiamo proposto in questa trasmissione. Artisti assurdi, tutti a un prezzo scontatissimo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo weekend. Ciao a tutti!